2012. A Belmonte succede qualcosa di strano, ma siete venuti da Marte. Che sta succedendo? Diciamo che sta succedendo quello che non ci aspettavamo, ovvero tantissime iscrizioni di vari tornei che noi non aspettavamo di aprire, addirittura come per esempio quello di ping pong. Abbiamo avuto tantissimi iscritti, addirittura l'abbiamo dovuto tagliare. Poi alcuni numeri che vi posso dare semplicemente sono per esempio il calcetto, abbiamo 18 squadre iscritte, quindi 150 ragazzi adulti. Poi abbiamo aperto anche un triangolare di ragazzi, sono 3 squadre sempre da 8 persone, poi tornei vari come ping pong, come detto poc'anzi, poi basket, bambini che giocano, si divertono tutti i giorni qui dietro le scuole, dietro il convento. Insomma, stiamo cercando di fare qualcosa per risvegliare Belmonte. Come la prendono i belmontesi tutta questa attività? Ti posso rispondere benissimo. Abbiamo avuto delle risposte positive dalla stragrande maggioranza dei belmontesi, incominciando dai nostri sponsor, che sono stati gentilissimi a offrirsi di finanziare un pochettino tutto questo mese e oltre di attività. Devo dire la verità, ci sono state anche delle persone che si sono messe a disposizione in prima persona, come ad esempio Salvo Drani e Daniela Chinnici, ci hanno aiutato a organizzare il torneo di basket. Poi abbiamo Giorgio Stassi, molto bravo, ci ha aiutato a organizzare il torneo di pallavolo. Nadia Bonadonna, Valentina D'Agostino, Valentina Sant'Angelo, Angela Sant'Angelo ci hanno aiutato molto, Alessia Musso ci hanno aiutato molto per le attività dei bambini, anzi loro hanno scritto il progetto più che altro. Devo dire la verità, le risposte sono state molto, molto positive. Quanti siete? C'è la locomotiva di questa esperienza, di questa iniziativa, chi sono, chi siete? Beh, siamo tanti ragazzi di Belmonte, appunto, questi posti che vedi qua più altri che non ci sono, come per esempio un altro ragazzo che era là su quella fare tempistare, oppure altri, siamo una decina e magari anche di più, infatti molto iniziale è stato più siamo meglio. Ogni settimana scriviamo un calendario, facciamo da lunedì a mercoledì attività sportive di pomeriggio qui a Corso Aldo Moro, mentre la sera li svolgiamo al campo sportivo, mentre il giovedì e il venerdì facciamo attività come caffè concerto, karaoke, serate danzanti, musica live, insomma cerchiamo di sempre creare un po' di armonia anche di sera più o meno. Il fattore tempo è la cosa forse più pesante di tutta l'esperienza, perché noi abbiamo incominciato a girare per gli sponsor, per incominciare ad organizzare un pochettino più di un mese e mezzo fa, e da allora non ci siamo fermati. Ora che sono incominciate le attività, usciamo di casa la mattina verso le 9:30-10. Quindi abbiamo appuntamenti la mattina più che altro per le autorizzazioni, tutto quello che riguarda la burocrazia. Il pomeriggio subito incominciamo con i vari tornei o comunque con le varie attività per i bambini che si svolgono alle scuole in piazza. La sera scappiamo al campo, quindi molto spesso non abbiamo nemmeno il tempo di materiale di mangiare, e quindi portiamo i panini al campo, le pizze, e ritorniamo a casa magari all'una, alle 2 di notte, e l'indomani da capo. Non abbiamo un giorno libero fino ad ora, non l'abbiamo. Siete un gruppo di ragazzi a Belmonte che coinvolti nel suonare a settembre in una serata organizzata sempre da estate a Belmonte. Chi ci racconta cosa fate, che musica fate? Noi facciamo più che altro musica rock, però un rock melodico fatto appunto per le persone di Belmonte, che comunque anche per ampliare gli orizzonti musicali di molte persone. Facciamo una musica abbastanza piacevole da ascoltare, quindi dai Nickelback fino anche a Ligabue e la musica italiana in generale, per dare appunto un contributo anche a Belmonte e a questo progetto Estate in Festa. Benissimo. Voi cosa suoni tu ad esempio? Chitarra, io sono chitarrista.
benissimo. E io la voce. Benissimo. Nickelback, quindi abbastanza... È abbastanza tosto, impegnativo, ma diciamo che con la pratica, l'impegno e il sacrificio si può arrivare dove realmente uno si pone di arrivare. Ve l'aspettavate di dover suonare qui a Belmonte, proprio nel vostro paese? Sì, io più che altro sì, già avevo sto... Diciamo, anche la voglia, pallino, la voglia, esatto, voglia un pallino che volevamo realizzare, ci stiamo riuscendo. Ok, allora vi aspettiamo a settembre qui a Belmonte Mezzagno. Vi chiamate? Il Ruby Killers. La storia ha un suo perché, diciamo. Okay, ciao! Ciao! Senti, siete contenti dell'iniziativa intrapresa dal comitato organizzazione eventi? Abbastanza, abbastanza, perché riescono a far rivivere le serate di Belmonte, riescono a far uscire la gente da casa e fanno una bella cosa, sì, molto. Grazie. Prego. C'è la possibilità di divertirsi a Belmonte, c'è la possibilità di fare sport a Belmonte, c'è la possibilità di avere degli spazi per i bambini, è vivibile, è a misura di questo modo di fare. Allora, questo qua è, diciamo, un tasto un pochettino dolente, penso, di tutta la situazione. Perché? Per quanto riguarda lo sport, ad esempio, è vero, abbiamo un campo di calcio, ma ci siamo ritrovati noi in un campo di calcio con l'erba alta 2 metri, senza reti nelle porte. Non vi dico quello che c'è negli spogliatoi perché si raffinisce. Anzi, ora diciamo un pochettino meglio perché Giorgio gentilmente è andato a pulire i bagni. Suo padre è andato a tagliare l'erba alta 2 metri, perché altrimenti nemmeno le persone avrebbero potuto assistere alle partite, perché non c'era lo spazio materiale dove mettersi a guardare. Siamo disagiati che mancano le reti. No, la cosa più bella è avere delle reti che non so, forse le 15-18, con ogni buco grande quanto una persona, quindi molte volte quando la palla entra non si capisce se è gol o non è gol. Quello è paradossale, quindi molte volte... Cosa per risollevare un po' il paese, per ravvivare un po'. Oh, sei Belmonte, sono... No. Però... Non abbiamo degli spazi adeguati per i bambini, o meglio, avremmo pure una villetta, che è la villetta Madre Teresa di Calcutta, che è quella che si trova nelle zone del mercato, che fondamentalmente è una bella villetta, comunque con le aiuole, sempre se sistemate, perché anche l'erba, l'immondizia non è normale. Anzi, già un po' di pulizia l'hanno fatta. Un po' di pulizia l'hanno fatta, però comunque noi ci siamo trovati in difficoltà, perché per esempio volevamo portare i bambini, a posto di lasciarli fargli fare l'attività al corso, comunque è pure pericoloso, anzi li facciamo vedere la strada, però comunque a terra, mezzo di vetro, li volevamo portare in villetta. Solo che in villetta abbiamo un altro problema, che è quello di quella specie di mostro, si definisce parco giochi, che non è un parco giochi, con i pezzi di legno che escono, e ormai tutto rotto, con i pezzi di chiodi che spuntano, quindi nemmeno mi sogno di portare bambini, perché se succede qualche cosa le passiamo ai guai. Quindi noi realmente avremmo uno spazio, diciamo a misura di bambino, che però come purtroppo dicono, lo capiremo vivendo, quindi lo stiamo capiremo vivendo questo. Sono tutte, diciamo, le piccole cose che ci stiamo accorgendo che non vanno a Belmonte, diciamo, nel nostro piccolo, facendo la nostra attività. Noi queste cose possiamo soltanto dirle, ribadirle, sperando che qualcuno ascolti quello che abbiamo da dire, le nostre lamentele. Speriamo tanto che si provveda, perché le potenzialità a Belmonte ci sono. Bisogna semplicemente sapere sfruttare il potenziale di ogni singola persona, che come noi, come volontari come noi, si mettono a disposizione per cercare di creare qualcosa di bello e cercare di migliorare un pochettino tutto l'insieme. Perché... Siamo con Emanuele in Grassia. Buonasera, buonasera a tutti. A questo evento di karaoke organizzato dal Comitato Organizzazione Eventi, cosa ne pensi, Emanuele? Beh, devo dire che l'organizzazione di eventi sta avendo molto successo a Belmonte Mezzagno, sta facendo un bel lavoro con delle basse cifre ed è riuscito a, con poco, a creare un movimento che mancava da molto a Belmonte Mezzagno. Quello che tutti noi ci auguravamo, no Manuele? Sì, indubbiamente, dopo
non vi addentro nei discorsi politici, ma dopo 5 anni di ferma calma piatta, diciamo, ci voleva pure anche un po' di movimento a livello organizzativo, ecco. Grazie Emanuele. Prego, buonasera. Cittadini, siamo stati alla Santa Croce, abbiamo fatto l'attività fotografica, c'è una festa finale, c'è la possibilità di vedersi poi tutti insieme e fare una festa insieme. Ci sarà proprio un momento dove ci metteremo tutti insieme e vivremo nuovamente questa gran bella esperienza. E noi siamo contenti di questo e vi diciamo buona serata, buon ascolto, buona musica, visto che ci state regalando anche questo concerto di stasera. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Dal Montesi. Ciao.